evento difficilissimo, diciamocelo, è proprio, ha necessitato molto impegno, perché noi siamo un'associazione culturale, qualcuno di noi è un professionista, però in un'unica location abbiamo avuto il piacere di ospitare un truccatore professionista che è Quattro Mani, un stilista di tutto rispetto, il nostro amico Jamal, perché alla fine di questa giornata ci sarà anche una splendida sfilata, e anche la parte culturale, la presentazione di un libro di una giornalista della RAI, perché cultura, bellezza, tutto un insieme di cose che aiutano perché si affronti meglio la propria malattia, il proprio percorso, e è come dire, la vita è normalmente questa ed è, continua ad essere questa, con gli interessi che i malati hanno, che non sono solo donne, ma donne e uomini, perché la nostra associazione, nella nostra associazione ci sono sia donne che uomini che sono malati oncologici, o comunque persone, anche parenti di malati oncologici, perché abbiamo avuto questo tipo di apertura. Hanno normalmente nella propria vita tanti interessi, e quindi li enfatizziamo proprio per stimolare la partecipazione e una volontà di non incupirsi, di non smettere di fare quello che possa essere stimolante e che aiuti. La terapia è la cura oltre la cura, cioè stimolare tutti gli altri aspetti che non sono soltanto del fisico, ma anche e soprattutto della mente. Abbiamo scelto per esempio come logo nella nostra associazione l'albero della vita, proprio perché l'albero è un elemento radicato, ma che ha continuamente la capacità di rinnovarsi e di rigermogliare, e quindi anche chi ha attraversato questo percorso doloroso ha la capacità poi di trovare, anzi di ritrovare, delle profonde motivazioni per essere creativo, per reinventarsi, per trovare soluzioni diverse e nuove alla propria vita. Sempre la mattina quando conduce il telegiornale, anzi io onoro il suo coraggio di svegliarsi così presto tutte le mattine e di svegliarci con delle notizie terribili. No, allora no, il coraggio ti viene dal fatto che è un lavoro, quindi insomma direi che abbiamo tutti coraggio quando dobbiamo lavorare. In realtà io lavoro molto di più quando voi non mi vedete in onda, perché io una settimana al mese conduco i telegiornali, le altre tre collaboro all'organizzazione dei telegiornali, quindi praticamente lavoro sempre. Cronaca di un delitto annunciato. Adriana Panitteri è un libro, insomma, che è un romanzo? È un romanzo liberamente ispirato a una storia vera, perché ho ritenuto di dover trasformare questa storia di Antonio e di Francesca, di un ex carabiniere e di una ragazza, insomma bella, si innamorano giovanissimi, in una sorta di paradigma di tante storie che comunque si somigliano, hanno un po' tutte le stesse caratteristiche, e quindi Antonio e Francesca, i protagonisti del libro, purtroppo rappresentano un po' tanti Antonio e Francesca. Ho voluto rendere partecipe questa giornata con la mia arte, perché ho sempre detto che la donna, quando viene colpita da vicissitudine della vita, entra nell'oscurità, per cui ho cercato di portare la femminilità, la gioia e tutto quello che fa parte del mondo della donna. Insomma, il trucco aiuta tantissimo a rendere più belle le persone. Tu normalmente trucchi le grandi dive del mondo dello spettacolo, è vero? Sì, trucco Paola Quattrini, Maria Rosario Maggio, ogni tanto collaboro con la signora Strambelli, Patti Pravo,
con varie sfilate di moda, con Jamal Tazrak. E quindi ho voluto portare la mia esperienza a queste donne in questo momento buio della loro vita. Allora, donne che sono state appunto rese molto belle dall'abilità di Antonio Quattromani, che vediamo sfilare su questa passerella.